Un fenomeno di cui si parla troppo poco e quasi sempre per i casi di cronaca più eclatanti, ma sono tante, troppe le vittime di incidenti sul lavoro. Un tema al centro della seduta solenne del Consiglio Comunale di Napoli dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni. L'iniziativa promossa dall'Osservatorio Napoli Città Sicura giunge quest'anno alla quarta edizione e rappresenta un'occasione per riflettere con rappresentanti delle istituzioni e degli organismi di settore sull'importanza delle attività di controllo e informazione per prevenire le morti bianche. Stamattina ci alziamo, è l'ennesima morte sul lavoro a Reggio Calabria, ancora una volta per un concerto, quindi un momento bello e di festa che si trasforma in un momento di lutto. Questo è frutto anche di politiche di deresponsabilizzazione. Meno male che ci sono politici sensibili, amministratori sensibili e magistrati attenti, se penso alle ultime sentenze esemplari da questo punto di vista. Questi non sono tanto morti bianche, sono omicidi. Certe volte anche volontari, con il dolo eventuale o con il dolo preterintenzionale, ma certe volte anche col dolo diretto. In altri casi sono comunque omicidi colposi, gravissimi. Noi dobbiamo evitare che cali l'attenzione su questo dramma che coinvolge italiani e stranieri. Sono più di 80 le vittime dall'inizio dell'anno, un fenomeno che nel 2011 ha superato quota 1000 e che in Campania si verifica soprattutto nel settore edile. Alla giornata cittadina sulla sicurezza del lavoro hanno preso parte anche esponenti del mondo sindacale e della scuola, perché è dai banchi che deve partire la cultura della tutela del lavoro come bene comune. Presenti anche rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, le vittime degli infortuni infatti sono spesso giovani immigrati, impiegati a nero e sfruttati quasi sempre senza il rispetto delle più elementari regole di sicurezza. Spesso i lavoratori extracomunitari, talvolta anche quelli italiani, non denunziano quello che è l'infortunio sul lavoro o denunziano dando una paternità diversa a quello che è l'incidente occorso. Ecco, quindi l'impegno massimo è questo. In Napoli, che è la città che maggiormente patisce il lavoro nero, il discorso dello sfruttamento dei minori e degli immigrati, ecco, deve anzitutto far emergere questi dati. Nell'ambito della giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, l'assessore Marco Esposito ha deposto una corona presso il monumento ai caduti sul lavoro in viale Campi Flegrei a Bagnoli.